buonasera, benvenuti a tutti. Questa sera io sono Manuel della Bottega del Giallo, siamo qui al Covo della Ladra, alla regia c'è la bravissima Mariana Winch Marenghi. Siamo qui stasera in compagnia di Bruno Morchio per presentare il suo ultimo romanzo, Uno sporco lavoro, edito da Garzanti, si vede? Sì. Sì, ma guarda, cioè, il libro è dovunque in questo momento. Si vede che l'hai sistemato tu il... Si vede bene, dai. Di solito ne metto una sopra, lui ha trigato il libro dovunque. Dalla regia già si lamentano e siamo appena all'inizio. Allora, partiamo con la nostra diretta. Potete fare le vostre domande, le vostre personali osservazioni a Bruno o al suo personaggio Baci Pagano. Scrivendoci sulla diretta del Covo della Ladra. Potete comprare il romanzo di Bruno e potete prenotarlo autografato sul bookshop della Ladra, www.bookshop.ladradilibri.com. Un applauso. La terza l'ho imparata. E quindi noi è consuetudine partire con io sono Manuel della Bottega del Giallo, l'ho già detto, sì, perché pubblicità... È consuetudine lui che è Manuel della Bottega del Giallo. Non si presenta. È consuetudine che partiamo con un contributo. Ogni volta abbiamo un contributo che ci immerge nel romanzo. Cerchiamo sempre di fare un contributo diverso. Ti ricordi anche tu hai partecipato al talk show. Questa volta è scrittore ligure. Ci devi dire, ti mostriamo 5 fotografie, ci devi dire che città della Liguria sono. C'è anche un tranello dentro. Ne hai messi in ordine? 1, 2, 3, 5. Allora, già questa devo dire che città è della Liguria, questa è Genova, evidente. Genova. Sì. Risposta esatta, risposta esatta. 1, 0, 4. Questa? Dunque, questa direi che è una delle Cinque Terre, però quale potrebbe essere? Vediamo un po', Vernazza? 1-1. Lo sapremo solo dopo. Va bene, ok. Era Portofino. Quella era Portofino? Sì. Ah, caspita. Non ci vado tanto a Portofino, mi stanno sulle palle quelli di Portofino. Vabbè, questa è Portovenere? No. No? No. Ah, lei. Dico io. Lo dice quella dal pubblico? Sestri Levante, ok. Va bene, ok. E questa è, sì, va bene. E adesso l'ultima. Oh mio Dio, devo vedere. Non la vedo bene. Qua si gioca tutto il libro. Qua dentro. Si gioca tutto il libro. Possiamo chiudere e andare a casa se allora, non rispondo a questo. Questa è la Villa Pirelli di Pieve Ligure. Risposta esatta. Non la vedevo. No, la conosco, ma la conosco bene, però non l'avevo riconosciuta. Non così. Bene, ok. Quindi. Sei quasi promosso Ligure, quasi, Portofino, bene. Non è andata giù, Portofino e Sestri ci sei caduto. Partiamo subito con il romanzo. Allora, innanzitutto farei un'introduzione al romanzo, che ho trovato un romanzo molto particolare, perché è un prequel, ma è stato costruito a prequel in una maniera molto particolare, non è come quei libri che ti trasportano all'inizio, ma non riesci a collocarli, qui... Baci Pagano ritrova una persona che aveva conosciuto nella sua prima avventura da investigatore e ne parlano insieme di quello che era successo quella volta lì. Infatti ci sono anche due interludi dove riporti poi le persone ed è una forma molto particolare che io ho apprezzato molto, perché quando si fanno dei prequel di solito si fanno delle cose che sballottano le persone, invece c'era il Baci Pagano attuale. E quindi per parlare del tuo romanzo e per far capire alla gente di cosa stiamo parlando, siccome noi la responsabilità di raccontare la tua trama non la prendiamo, perché non si sa mai quello che si dice, abbiamo il nostro tramezzo, che Mariana farà partire il timer. È 1 minuto e mezzo, ci devi raccontare la trama del tuo romanzo, Uno sporco lavoro. Bene. Allora, Baci Pagano, vado? Sì,
Si sente il timer? No, non si, non sente. Si sente, vabbè, mi temporizzo da solo. Noi non lo sentiamo, però lei ce lo dice. Allora, Baci Pagano viene, riceve una telefonata da una voce che riconosce immediatamente, nonostante siano 35 o circa 34-35 anni che non sentiva e non vedeva quella persona. Chi è? È Maria. Maria è in un ospedale di Genova, in un ospedale della ASL, a seguito di problemi ai polmoni legati a quella antica vicenda, che è la prima indagine, che è stata la prima indagine del detective. Maria era la babysitter di una famiglia, di una ricca famiglia milanese, un boiardo di Stato, un ingegnere che si occupava di industria legata alla guerra, il quale negli anni 80, cioè nell'85 per la precisione, va a fare una vacanza nel mese di luglio in questa bella villa con la moglie, una donna bellissima, Adriana, bellissima e molto sofferente, la servitù, il maggiordomo, la cameriera e il bambino, il figlio, il piccolo Lele di 2 anni, il quale praticamente trova in questa babysitter, che è una babysitter ore 24, più una madre surrogata che non una babysitter, nonostante Maria allora avesse 20 anni. Maria e Baci hanno una storia, una cosa che loro stessi faticano a definire. A distanza di anni Maria lo cerca e c'è un perché per cui lo cerca, ma noi non lo diciamo, perché no, sennò nessuno leggerà il libro. No, infatti non si può dire. Prima di passare al protagonista del romanzo e parlare anche dell'evoluzione di Baci Pagano in 11 romanzi, ho trovato, poi correggimi se sbaglio, questo romanzo a livello di genere, sottotono rispetto agli altri, ma l'ho trovato molto forte a livello di personaggi, cioè sono veramente pochi personaggi ma sono complessi nella propria interezza della storia, perché succede veramente di tutto, perché Adriana la troviamo agli inizi, che è una madre di famiglia benestante, sembra una famiglia normale, e questo volevo chiederti, come hai costruito il tutto, perché questa famiglia si sgretola pagina dopo pagina e i personaggi si sgretolano o cambiano comunque con tutto il romanzo, anche Maria cambia, perché poi alla fine si scoprono delle cose di Maria. Che come hai lavorato su questo romanzo rispetto ai primi Baci Pagano? Diciamo che sicuramente la storia, cioè l'intrigo, l'intreccio tende a diventare un po' sempre più esile, proprio a scapito di un maggiore interesse per l'esplorazione delle dinamiche di relazione e anche dell'interiorità dei personaggi. E quindi è vero quello che dici, cioè in fondo la trama è una trama relativamente esile. Chi ama, capitato ieri, ho visto le due puntate di questa serie del La Verità sul caso Enrique Bert, e poi a un certo punto ero curioso, ho letto la trama del libro, tanto per capire, e certo non si possono fare dei paragoni, cioè sì, qua c'è un colpo di scena, forse più di uno, comunque un colpo di scena finale, però l'interesse non è tanto sulla trama quanto proprio sulle storie e sulla vita dei personaggi e sulle loro relazioni. È vero quello che dici, che i personaggi cambiano nel corso della storia e che davvero questa famiglia si sgretola. In realtà era già sgretolata quando Baci arriva, è Baci che scopre questo sgretolamento. Però scusami se ti interrompo, ma ci mostri anche che cos'è l'apparenza, cioè ci mostri un mondo che molte volte noi vediamo tutto dorato, certo, che è fatto una famiglia, un figlio, la babysitter, cioè proprio hai scelto di
Io sulla trama chi sia esile non sono tanto convinto, anche perché c'è molta coerenza. Bacci era la sua prima indagine, non potevi creargli un caso internazionale perché non aveva neanche gli strumenti, sarebbe stato poco credibile secondo me. Io l'ho trovato molto dentro nel romanzo e ho trovato molto interessante l'esplorazione di questa famiglia, che sono veramente finti, cioè sono dei muri che non riesci, che lui cerca di sfondare. E questo erano anche nel precedente romanzo, in Fragili Verità, comunque certo. È una... la componente psicologica quanto è importante per te in un giallo, cioè in un romanzo? Ma perché è sempre aumentato. Io rimango dell'idea che uno deve parlare di quello che sa, e quindi insomma, avendo fatto io questo lavoro, cioè lo psicologo in una struttura, in un consultorio, quindi una struttura per famiglie pubblica, diciamo, quello che so è un po' come funzionano le dinamiche familiari, e quindi su quello mi sono in questi ultimi due romanzi mi sono orientato. Qui ci sono anche altri aspetti che mi stavano molto a cuore. Il primo, potrei dire, è il fatto che il Baci si ritrova alle prese con un incarico che è uno incarico sporco. Ora, io credo che l'investigatore privato in linea generale è un lavoro sporco, non è un lavoro pulito. È comunque un lavoro in cui tu spesso devi produrre delle prove perché poi vanno magari a processo in casi di separazione conflittuale. Gli investigatori privati fanno dei lavori terribili, perfino il recupero crediti a volte. Certo. No? Qui fa il guardaspalle, che è un lavoro molto frequente per gli investigatori privati nella realtà, ma poco raccontato in letteratura. A me premeva mettere un po' a fuoco questo aspetto, cioè un uomo che si è fatto 5 anni di carcere per le sue convinzioni politiche, ma che è finito in carcere, potremmo dire, per sbaglio, però il carcere se l'è fatto sul serio, che ha visto questa desertificazione intorno a sé, perché nel momento in cui lui era in carcere, i suoi genitori, che erano due operai comunisti, si sono trovati anche isolati nel loro ambiente e quindi hanno dovuto vivere un po', come dire, l'onta, no? Di un figlio condannato per terrorismo quando terrorista non era. Baci si laurea in carcere, poi viene totalmente assolto, ma nel frattempo i suoi genitori sono morti, quindi lui non ha la possibilità di restituire loro nulla. Quindi esce dal carcere con questa rabbia e alcune convinzioni morali molto forti che gli venivano dalla sua storia. Decide di fare l'investigatore e gli viene affibbiato un caso che apparentemente è rose e fiori, che chi non vorrebbe un caso così? Certo. Non fai niente, sei in una villa meravigliosa, te la godi, insomma, fai una vacanza molto ben pagato. In realtà no, in realtà il caso è un caso molto sporco, perché lui si trova alle prese con qualche cosa di più grosso di lui da un lato e certamente di sporco. Ha a che fare con un manager degli anni della Milano da bere, no? Quindi un uomo di quel tipo lì. E... ci saranno un mucchio di commenti e stavo passando per questo. E quindi deve in qualche modo come dire, trovare una cornice etica nella quale dare un senso a quello che fa. Nei vari aspetti psicologici che possiamo affrontare, e starei qua fino alle 2 di notte, perché non è grande come romanzo, come mole, sono 200 pagine, ma sei riuscito a infilare veramente tante cose, tanti spunti interessanti. Uno spunto interessante, ricollegandomi a quello che stavi dicendo adesso, è Baci Pagano. Cioè, il fatto che una persona è stata in carcere, mm-hmm.
come cambia la percezione del mondo fuori solo perché sei stato in carcere. Poi non andiamo a indagare se era giusto, se era sbagliato, se c'era un errore. C'è anche un momento dove non mi ricordo più se era con Maresca, diceva: mamma, sei stato 5 anni in carcere. Dice: sì, aspetto che lo Stato mi rimborsi. E lui dice: sì, aspetta e spera. Ma non lo dice aspetta e spera perché non ti danno i soldi, perché poi li daranno, ma lo dice come se riesce mai a rimborsare poi una persona che per errore è finita in carcere. Questa è una tematica che torna spesso, perché poi lui anche nei suoi discorsi con Rissi è poco credibile, perché loro, lui lo dice ogni tanto: ma dove l'ha imparato? In carcere. Come dire, cioè, tu vieni da lì, ed è anche forse il suo passato che lo porta ad essere, il fatto di essere stato in carcere che lo porta ad essere lì in quel momento. Quindi è una bella denuncia quella che tu fai nel romanzo sulle persone che vivono delle situazioni di carcere e poi non riescono a ricostruirsi una vita, perché poi quando devi uscire devi ricostruirti una vita. Già se sei colpevole è difficile, vabbè, e comunque è anche giusto, ma se sei innocente come Rabacci, non l'hai visto un po' sotto quell'ottica quando l'hai costruito questo, in questo romanzo? Ma dunque c'è un passaggio nel libro in cui lui dice che pensava al momento in cui la pena sarebbe finita con terrore. E io devo dire che, siccome poi ho avuto a che fare con carcerati anche in psicoterapia, è molto vero che chi è in carcere da un lato anela la libertà, dall'altro però quando ha davanti l'ipotesi di uscire è terrorizzato, perché si tratta di ricostruire la vita. Tant'è che lui, quando esce, ha un periodo di come dire, un po' una sorta di carnevale, ubriaco tutte le sere, al mare, agosto, no? E poi parte e comincia a girare il mondo. Per 5 anni lui lascia l'Italia, ma lascia l'Italia, la motivazione è che le dimensioni della cella erano diventate le dimensioni della sua anima, quindi aveva bisogno di vedere quanto grande fosse il mondo. Però poi quando torna deve fare quel durissimo lavoro di ricostruirsi l'esistenza, e lo fa in una condizione quasi totale solitudine, perché gli amici sono persi, con molti di loro ha rotto, e quindi deve darsi un metodo che aveva praticamente in qualche modo smarrito. Credo che questa sia un po' una condizione, no? Perché in fondo i ritmi, i tempi della tua vita finché sei in carcere te li danno gli altri, no? Certo. Nel momento in cui esci poi ti devi ricostruire tutto, e per lui questa è una grande fatica, sia dal punto di vista economico ovviamente, ma non solo dal punto di vista economico, per cui accetta questo incarico e non potrebbe fare diversamente, anche se l'odore di bruciato lo sente dall'inizio, no? Lasciamo Bacci pagare un secondo. Io voglio capire se tu, Bruno, pensi che la società, la pena detentiva è una specie, in Italia è vista come una, diciamo, un sconto della pena, una riabilitazione, è fatta per quello, non è per tenere la gente chiusa in una galera 5 anni, giusto? Finora è stato così. Adesso vedremo appunto, buttiamo via la chiave, un discorso che si sente spesso. Però non c'è, quello che passa nel tuo romanzo e quello che volevo chiedere a te, se tu pensi che questa cosa sia vera, cioè se la gente fuori è capace di pensare che una persona possa essere stata in galera e riaccettarla come se niente fosse. Dopo tutto lui ha scontato la sua pena, indipendentemente da Bacci pagandola, a qualsiasi persona lui ha scontato la sua pena, come un reset, diciamo, come quando spegni e accendi il computer. Sì, c'è una bella difficoltà. Io per esempio l'ho vista nell'atteggiamento che viene tenuto da molti nei confronti degli ex terroristi.
gli ex terroristi, diciamo, c'è stata anche all'interno dei partiti della sinistra, c'è stata una polemica molto forte, no? Sul fatto di dire li riabilitiamo, gli ridiamo la possibilità di parlare in pubblico. C'è ancora chi dice, ma insomma, chi ha stroncato delle vite o comunque fatto degli atti di terrorismo non dovrebbe parlare in pubblico. C'è la figlia di una vittima del terrorismo che io ho conosciuto, che è Guido Rossa, l'operaio dell'Italsider che è stato ucciso dal BR. Io l'ho conosciuto, sua figlia, la Sabrina, che è stata deputata, tra l'altro, del Partito Comunista, degli ex Partito Comunista. Lei è dell'idea che una chance va data e che anzi bisogna parlare con queste persone e cercare di capire che cosa è successo. Per molti invece bisogna tirare giù un muro di silenzio. Io sono più dell'idea che invece i muri non servano neanche in questo caso. Certo. Sempre il tema carcere, poi dopo ci spostiamo su altre cose. Il carcere non lo vive solo Bacci Pagano, perché a un certo punto io ho una cultura, diciamo, un po' più popolare, mi sembrava di sentire Tiziano Ferro quando tu hai citato una frase dove dice: anche se uno è in gabbia, anche se la gabbia è dorata, pur sempre in gabbia sei, cioè non... perché era anche Adriana che aveva un po' la sua, diciamo, viveva la sua galera. Ed è quello che secondo me scatta fra di loro, sono due persone che hanno conosciuto che cos'è la prigionia, perché poi c'è anche la galera psicologica, c'è il... Certo. E Adriana che personaggio è, come nasce, e perché è il più complesso tra tutti, è il più ingestibile, non è più complesso, è più ingestibile, perché non sai mai cosa fa. Adriana è probabilmente il personaggio più sofferente che io ho creato, nel senso che è una donna bellissima, che aveva un talento di attrice e delle aspirazioni, ma che ha fatto saltare tutto, sì, in parte, diciamo, col matrimonio, il figlio, ma in realtà l'ha fatto saltare perché nella sua storia non c'è lo spazio per un happy end. Cioè lei ha avuto l'infanzia profondamente segnata da esperienze traumatiche e quindi è, potremmo dire, affetta da quello che si chiama molto banalmente sindrome post-traumatica, no? Da stress, in realtà, insomma, è un termine che non rende l'idea. E una delle caratteristiche di chi ha avuto l'infanzia così profondamente segnata è quella di non consentirsi di fare niente di buono. Tant'è che lei poi ha questo rapporto conosce questo ricco, arricchito, ricchissimo ingegnere, lo sposa, questo fa un figlio, ma lei non riesce a fare una madre. Delega questa funzione a Maria, che è una ragazza di 20 anni, tra l'altro. E Maria la fa benissimo la madre. Però lei, Bacci all'inizio, si aspetta una conflittualità fra queste due donne, visto che il bambino pensa che sia conteso questo bambino. E invece scopre che non è così, cioè che Adriana in qualche modo è grata, ha delegato a Maria questa funzione perché ha la consapevolezza molto profonda che lei non ce la può fare a fare la madre. E così per la carriera artistica, nella quale pure un talento ha, e così un po' per tutto, tant'è che poi verremo a sapere qual è... Sì, il finale è veramente scioccante, sia tutto. Tutto, perché poi l'unico che si salva è Bacci Pagano, diciamo, anche perché è il prequel, quindi sennò sarebbe... Bacci Pagano invece
rispetto quando tu hai costruito questo romanzo, quindi avevi già l'esperienza di altri 10 romanzi di Baci Pagano. Sì, diciamo che lo conoscevo bene. Lo conoscevi bene. Qual è stata la più grossa difficoltà? Perché cioè, sai anche che hai di fronte dei lettori che lo conoscono, perché comunque certo, l'hanno letto tutti. Cos'è stata la cosa più difficile che hai trovato? Per farlo ringiovanire, non lo so. Ma no, diciamo, il progetto iniziale, che poi penso sia anche riuscito, era quello di fare un po' vedere a questi lettori che hanno conosciuto un Baci Pagano che era già ormai cinquantenne, detective ormai affermato, anche abbastanza benestante, tutto sommato, farlo vedere com'era quest'uomo quando ha cominciato questa attività, diciamo ancora a caldo della bruciatura, del carcere, eccetera. E credo che questo sia riuscito, nel senso che Baci Pagano è molto in questo libro è di una grande irruenza, sembra che non pensi, in realtà poi è vero che non pensa, però è anche vero che la sua follia non è priva di metodo, nel senso che anche le cose che fa così sopra le righe poi hanno anche un senso, perché lui segue un istinto e un fiuto ce l'ha, insomma. Poi sai cosa succede questo? Che quando tu scrivi un libro, in realtà, a molte cose mica ci pensi, cioè non è che tu lo scrivi, cioè hai in testa un personaggio, cioè hai tutta una roba dietro che poi quando scrivi, io poi mi metto lì, scrivo, non so manco cosa scriverò quando mi metto al computer di solito, no? Quindi no, quello che hai ce l'hai, ma in magazzini dove non è che tu hai accesso diretto e consapevole. Poi nel corso delle presentazioni, adesso ne avrò fatte più di 40, quindi più o meno, no? E mi hanno fatto notare delle cose alle quali io non avevo neanche pensato, però tipo questa. In questo libro c'è il Baci di allora, ma visto dal Baci di oggi. Sì. Cioè c'è una dialettica tra i due personaggi, tra i due, cioè è vero che nel momento in cui agisce, si muove, fa certe cose, tipo dare il colpo col binocolo allo spacciatore, è un Baci trentenne che sta cominciando a lavorare, forse vuole anche un po' strafare, però c'è la riflessione dell'oggi su quello che sta succedendo. Perché quello che ti salva, questa è la questione che dicevo all'inizio. Rispetto al prequel, quello che ti ha salvato è che tu l'hai portato ad oggi, che raccontava un fatto, quindi con l'ottica comunque, con le intenzioni, perché è vero che certe riflessioni di Baci sono adulte, diciamo molto adulte, cariche di esperienza, anche le conversazioni con l'imprenditore, cioè sono dei dialoghi bellissimi tra lui e l'imprenditore, però Rissi. Però non, cioè le senti mature come conversazione, però le giustifichi, perché dici, beh, Baci adesso che mi sta raccontando quello che era successo allora, quindi con tutta l'esperienza che si è fatto, e anche per giustificare determinate azioni che sono accadute. E io trovo che il ringiovanire così è sensato. Quelli che cercano di fare 11 romanzi e poi cercano di ringiovanirlo in un colpo, perché poi l'errore, secondo me, voi che fate le serie di libri, è questo, cioè voi partite e lo fate subito bello, atletico, figo, quarantenne, trentenne, 35enne, quarantenne, ma poi non vi rendete conto che dopo 10 libri questo avrebbe una cinquantina d'anni. E beh, Baci adesso sì, si vede che è vecchio, eh. Quindi dici, o vado avanti, non so, come Camilleri adesso, non so quanti ne ha scritti, lui ne ha scritti 100, cosa ha fatto i 100? Sì, è vero che poi sono avventure, quindi possono essere anche 5 o 6 in un anno, però sto qua c'ha sempre la stessa faccia. Beh, anche Maigret era così. Anche Maigret era così, però il lettore una volta lo prendeva come episodio e finiva il discorso, certo. Adesso invece vogliono proprio... cioè diventa uno di casa, Baci Pagano, c'è gente che secondo me c'ha il cartonato in casa, come un parente, quindi dici, cioè, quest'anno è cresciuto, cioè, in 11 anni com'è cambiato Baci? Con te o ti ha superato? Ma è cambiato con me sicuramente.
è un po' una caratteristica del noir europeo mediterraneo, quello di far invecchiare il detective con l'autore, no? Cioè, Pepe Carvalho non è lo stesso, sì, dal primo romanzo a Millennio. Millennio è una larva, è irriconoscibile. Certo. E quando ha finito di scrivere Il Canovaccio a Bangkok, Vasquez Montalbán è morto. Anche il personaggio di Zo, anche Fabio Montale non è lo stesso, perché se andiamo a vedere nell'ultimo, appunto, l'ultimo romanzo, questa angoscia della mafia onnipresente a me ha ricordato molto l'angoscia della malattia che lui aveva e che se lo stava portando via, no? Quindi questo rapporto tra l'autore e il personaggio, questa evoluzione, mentre, che so, James Bond è sempre lui, sì, in tutti i romanzi, no? E Maigret anche un po' è sempre lui in tutti i romanzi. Com'è cambiato e invecchiato Baci Pagano? Diciamo, lui appunto è stato conosciuto dai lettori diciamo, a fine degli anni 90, quindi siamo Baci cinquantenne quasi. Adesso ne ha 60 e fischia, sta cercando un socio perché non ce la fa più. E io credo che sia invecchiato soprattutto però rispetto, diciamo, al suo stare dentro le storie in questo modo. All'inizio lui era molto vitalista, era, come dire, occupava molto la scena con questo ego, e non so, in Baci Pagano, una storia da Carrugia, anche in Macaia era molto presente, aveva questa furia erotica, ma di tipo prevalentemente sentimentale. Lui non è come Carvalho, che si fa le donne come le bistecche, no, lui è uno che quando si coinvolge. Dopo Rosso Amaro c'è stata la svolta, cioè Rosso Amaro è il romanzo nel quale lui prende consapevolezza del perché lui è così e la prende sfogliando in qualche modo l'album di famiglia, perché in Rosso Amaro la coppia che lui va a indagare, lui indaga spesso coppie, lo fa in Fragili Verità, lo fa qui, lo ha fatto nelle cose che non ti ho detto, per esempio. La coppia che è andato a indagare era la coppia dei suoi genitori, e lì allora ha capito una serie di cose. Da lì in poi subentra quella che in psicoanalisi si chiama fase depressiva, cioè una fase di rielaborazione del proprio vissuto che lo porta a essere meno protagonista in senso vitalistico e più osservatore, testimone del suo tempo. Cioè il Baci degli ultimi romanzi, da Colpi di Coda in poi, è un Baci più, come dire, più cauto, più riflessivo, testimone. Poi fa delle cose, ovviamente, interviene così nello spaventapasseri, però sì, più consapevole, meno analfabeta dei sentimenti, si è un po' alfabetizzato. Lo domandano spesso agli autori che hanno dei personaggi seriali così forti e comunque così continuativi, e voglio proportelo anche a te questa domanda, però in una maniera strana: quanto Baci Pagano il tuo alter ego, quanto Baci Pagano il tuo paziente? Dunque, io l'ho fatto intanto l'ho fatto paziente perché l'ho fatto soffrire, gliene ho fatte di tutti i colori, a momenti lo faccio morire, l'ho fatto stare 6 mesi con una aloe vesta, una struttura tremenda addosso. Qualcuno dice per invidia, perché capitava spessissimo in varie occasioni, che ne so, cene, feste, eccetera, che qualcuno dicesse: vieni, ti presento uno scrittore, sai chi è lui? È Bruno Morchio. Zero. Come? E chi è? Ma come? No, è l'autore di Baci Pagano. Baci Pagano, hai capito? Allora io gliel'ho fatta pagare. Qualcuno pensa che sia così. In realtà io credo che abbia sì, è cambiato sicuramente, è cambiato in meglio,
di me c'è la storia, cioè la sua storia è stata un po' la mia. Io non sono andato in carcere per fortuna, però per il resto ha vissuto un po' quel periodo storico lì. Per altri aspetti c'è veramente poco di me, cioè l'altro giorno hanno aggredito mia moglie, io non me ne sono nemmeno accorto ed ero lì, insomma ci fosse stato Baci Pagano, sì l'hanno cercato di scippare, niente di che, insomma. Però, vabbè, però Baci Pagano è benissimo. Se vi posso interrompere, vi volevo solo avvisare che sono le 8 meno un quarto, abbiamo un paio di domande. Allora, facciamo due domande dal pubblico, perfetto. Poi... ciò che appunto abbiamo i tempi stretti. Allora, la prima è di Matteo Severnini che ci chiede, ti chiede, quali secondo lui sono le differenze tra un giallo di provincia e quello metropolitano? Domanda impegnativa. Un giallo di provincia o un giallo metropolitano? Ma non so, anche perché io non so se ho mai scritto gialli metropolitani o gialli di provincia, perché vivo in una città che è una città abbastanza di provincia, nonostante sia un grande porto, no? Certo. È stata molto più metropolitana negli anni 70, Genova, 60-70, che non adesso. Ma io credo che poi dipende anche molto dagli autori, dipende anche molto dagli autori. Il giallo di provincia ha un, diciamo, un vantaggio, cioè di avere la possibilità di, diciamo, di raccontare comunque delle trasformazioni di tipo globale in contesti molto piccoli. Il giallo metropolitano ovviamente li racconta in maniera molto più diretta, perché l'impatto della globalizzazione nelle metropoli è molto più forte, insomma. Quindi se vogliamo, paradossalmente la conflittualità nel giallo di provincia è ancora più forte, perché il gioco passato-presente è molto più forte nella provincia che non nella città. C'è anche da dire, secondo me, che la provincia è uguale in tutto il mondo, le metropoli hanno le loro differenze. Una provincia italiana, quello che può succedere, che puoi far ambientare una provincia italiana, può succedere anche in una provincia americana, c'è proprio una mentalità, quello che si dice, la mentalità provinciale. E invece la metropoli ha delle caratteristiche secondo me imprescindibili, cioè se fai un'ambientazione a Londra, quella è Londra, non puoi cercare di scappare la provincia londinese, quello che può essere la provincia pavese, spagnola, bene o male, paesina, chiesetta, quelle quattro cose, cioè sempre quel microcosmo che lo puoi ridurre sempre di più e diventa sempre più uguale a tutto il resto, vabbè, come la famiglia poi alla fine. Tu sei ancora più, cioè tu dici l'omologazione in fondo nella provincia è più forte, perché la provincia sì, sono hanno degli aspetti costanti sicuramente. Secondo me ci sono poi delle province più provinciali, e delle province un pochino meno provinciali. Sì, quello sì, è vero. Ma posso inserire la mia suggestione, che cioè, a proposito di province, io sono stato in provincia di Imperia, nel bellissimo paesino di Framura, che è un comune diffuso che parte dall'alto della montagna, scendere fino al mare, ricco di ulivi, fiori in pesco, chiesette, torri di avvistamento, saraceno. Io sogno di leggere un libro ambientato in una provincia così, ma evidentemente lo scrittore si trova nella grande metropoli perché è frutto di una vita particolarmente complessa, per cui in città si può permettere il lusso di allevare scrittori. Invece il paesino di Framura, semi abbandonato, dove si vede la Villa Liberty oramai decadente, abitata dalla vecchina di 80 anni, che è l'ultima, certo, a stare sul manuale,
Ecco, in quel posto così bello che io ambirei a conoscere dal milanese, perché dal milanese... Comunque vai alla Framura, no, cioè proprio trasferisciti, perché dicono che si vive, da ieri i sondaggi dicono che Imperia è la città dove si vive meglio, più si diventa più longevi vivendo di Imperia che altrove. No, però io da milanese 100 e passani tutti il quasi. Il provinciale che arriva nella grande città e si cimenta con l'UAR milanese. E fa parte dell'ultimo anello di una catena lunghissima di libri gialli su Milano. Io da milanese non ne leggo più perché la conosco, invece vorrei scoprire la provincia, quella nascosta, quella ligure che è meraviglioso, ci sono paesini dell'interno come il Tondo, della Val Brevenda, tutti in pietra, eppure non c'è uno scrittore, Morchi appunto è uno scrittore metropolitano genovese. Quindi, ma io Tonno l'ho raccontata, nel Testamento del Greco racconto la Val Brevenna, però non è un bacio. No, appunto io dico che la provincia, ahimè, non è così omologante dal mio punto di vista, perché non l'ho sentita mai raccontare. Certo, Brugherio non è bella, ma la Brugherio non l'ho mai... No, ci sono, penso che secondo me il paesaggio della provincia sicuramente non è omologabile, certo, sono diversissimi paesaggi dal paesaggio in Italia, poi non ne parliamo. Il milieu culturale un po' di più forse. Sì, è anche cioè più facile della provincia che trovi la stessa reazione... Non lo so, un noir che secondo me deve avere uno sfondo sociale molto forte in una provincia, poi si chiude dentro i meccanismi del pettegolezzo, del conosco, del faccio. Vabbè, però la signora, la vecchia che sta nella casa della Villa Liberty decadente, viene trovata morta, allora si indaga sulla servizio. C'è un plot, c'è un escamotaggio ed è una scusa per raccontare i terrazzamenti, gli ulivi. Si potrebbe. Beh, gli ultimi gialli però che hanno avuto molto successo, molti sono stati ambientati in provincia, paesi di montagna. No? Sì, c'è stato. Anche La ragazza del lago era ambientato lì. Beh, è anche più facile. Perché poi quando inizia a vendere con le grandi città che uno conosce come a Roma, inizia a spostare i monumenti, inizia a spostare le vie, la gente si incazza anche un po'. Invece con il fatto della provincia, dice, che cazzo lo conosce sto paesino? Anche più facile su Google, lo vedi, ci sono quattro vie, faccio uno abita qua, l'altro. Cioè c'è anche. Perché poi la gente si aspetta veramente anche molta credibilità in quello che la gente. Che gli altri, io non lo so. La gente è diventata molto esigente, anche. Non ci stupiamo poi chi vince le politiche, però sono contestatori, ma no, perché hai messo questa cosa qua? A un certo punto avevo letto di Giampaolo Simi una contestazione perché dicevano hai messo che nel tuo libro che lui si sposava il 31 di giugno, che al 31 di giugno, che Giampaolo Simi gli ha risposto il libro è mio, faccio i mesi lunghi come voglio io, scrivi un libro anche te, invece poi anche 35 di giorni. La gente è diventata veramente delle tigne, perché, no, perché quella cosa non esiste. I lettori di gialli sono sempre stati un po' delle tigne, hanno lo spirito dell'investigatore, ti fanno le pulci su tutto. Io mi hanno rotto le palle su certe ricette che poi in realtà non è vero, perché ci sono le ricette, voglio dire, la variante che pensavano loro era quella che pensavano loro, come quella che ho messo io era quello che pensavo io, però non è che, come dire, non c'è un codice assoluto delle ricette, no? Quindi, però è vero che bisogna stare un po' attenti quando si scrive un giallo, bisogna essere molto, cercare di essere preciso. Secondo me quando si scrive un libro, comunque. Nel frattempo vediamo altre domande. Franco Orso Giudici mi dice che Colpi di coda è il suo preferito, secondo lui è il tuo più bello. Questo lo ha già letto, però l'ha trovato un po' sottotono. Lui è un bravo lettore, uno di quelli molto bravi. No, sì, sì. E invece Andrea Ferrari, che è un tuo collega, che è uno scrittore, ti dice grande Bruno Matto, bravo scrittore, soprattutto fine pensatore. E infine c'è una tale Arianna, che sarà mia Matteo. Una così, una che casa. Dice, chiedetegli perché si è accanito così con la povera Adriana.
Ah, è diventata un'eroina per le donne, Adriana. Eh sì. Perché ne ho viste tante, Adriana. Io ho fatto fare qualcosa di peggio, no? No, leggete il romanzo perché veramente la fine che fa è sorprendente. Perché questo accadimento? Io adesso difendo no, la categoria delle donne. No, perché ne ho viste tante, perché credo che sia un personaggio molto, molto vero, cioè che risponde a... se ne trovano tante persone così. Ora, lei è estrema, se vogliamo, perché... una che ha le chance sue, le opportunità sue, non finisce come lei di solito, però ci sta, insomma, è il grande tema dell'autodistruttività e in particolare, diciamo, dell'autodistruttività femminile, che non è che lo dico in senso discriminatorio, ma perché secondo me diciamo nelle vicende anche negative dei generi ci sono delle differenze, no? E questa sembra proprio una vicenda di autodistruttività più di tipo davvero femminile, cioè tutta poi come dire rivolta contro se stessa e basta, perché lei in fondo decide di scomparire a un certo punto, cioè di togliersi dalla vita delle persone più care che aveva. E questo è, diciamo, è il frutto di esperienze rispetto alle quali nel libro rimane sempre un alone di non di mistero, ma di incertezza. E questo io l'ho voluto mantenere perché è proprio quello che io ho sempre vissuto nel momento in cui mi sono trovato di fronte a storie come quella di Adriana. Cioè che appunto il vero e il falso diventano categorie molto molto labili. Ed è chiaro che l'unica strada possibile per poter cambiare le cose nel presente è quello di credere fino in fondo e quindi di dire è tutto vero. Ma poi, diciamo, alla luce di degli eventi successivi e nell'esame di queste storie, troviamo che è sempre difficile una ricostruzione storica precisa. C'è sempre un... no, una nebbia, un velo di ambiguità che secondo me è un po' la caratteristica di questo tipo di esperienze. Che ore sono? Perché poi devo prendere il treno. È ora? 19.58. Un'ultima domandina veloce. Allora, la Liguria è sempre stata un territorio che ha raccontato la società. Tu con Baci Pagano racconti la società nei tuoi romanzi, Fabrizio De André con le sue canzoni raccontava la società, adesso mi mette Fantozzi, Paolo Villaggio, non mi ricordo come si chiamava, Paolo Villaggio con la sua comicità ha raccontato la società. Come vi è nato un ligure che vuole cercare di comandare gli italiani, che vuole portarli verso delle ideologie un po' particolari come Grillo? Lo riconoscete come ligure? Ma io non credo che sia tanto amato dai liguri Grillo, onestamente. Secondo me non è una figura particolarmente amata. Era molto più amato quando faceva il suo mestiere, faceva il comico, denunciava da comico. Adesso io non credo che sia poi così amato. Grillo è uno sbulaccone. Uno sbulaccone, cioè noi diciamo cagare fuori dal bulacco, cioè vuol dire... E a me sembra che sia un po' così, che sia uno che un po' millanta, no? La fa sempre più grossa di quello che è. E vabbè, ce lo teniamo, però mi sembra che insomma il fenomeno si stia rapidamente
rapidamente, non dico esaurendo, ma insomma ridimensionando. Il guaio è che si ridimensiona nel peggiore dei modi. No, beh, dopo si parte in un discorso lunghissimo, però secondo me hanno fatto quello che in 20 anni ha fatto Berlusconi. Loro in cinque anni sono riusciti a rimodellare una società per dirigerla verso un estremista di destra, cosa che per lo suo ci ha piegato 20 anni. Lui invece in colpo solo, pam, gli stanno sbattendo da tutto. Vabbè, comunque ci sono queste cose brutte, ma ci sono anche cose belle in Italia, che sono questo romanzo di Bruno Morchio, che è Uno sporco lavoro, ed è un'indagine della persona, più che un'indagine gialla, un'indagine della persona, che forse è la cosa più interessante, è quella che conosciamo di meno. Poi come si ammazza la gente, come si trovano i casi, ormai lo sappiamo, ma le persone ci stupiscono sempre. Vi ringraziamo Bruno Morchio di essere stato con grazie noi, ringraziamo Mariana Winch Marenghi per la regia. Ringraziano anche da casa, comunque. Ringraziano anche da casa, purtroppo deve prendere il treno, se no saremmo stati qua delle ore. Ma cosa significa Winch? Oh, no, è suo. È un mio soprannomino. Se volete far prendere il romanzo, far firmare la copia, qui c'è Bruno. Che dobbiamo chiamare un taxi. No, abbiamo il nostro grande amico. L'aiuto da casa. Con l'aiuto da casa direi un bel applauso.